Cioè, abbiamo avuto un programma impegnativo e oggi anche la manifestazione è stata molto bella. Abbiamo ribadito i principi fondamentali che ci legano alla memoria del 25 aprile, della liberazione, della nascita della Costituzione e della nostra Repubblica, però richiamando, sottolineando quasi in tutti gli interventi la gravità anche della situazione che stiamo vivendo, sia per la guerra scoppiata fuori ai confini dell'Unione Europea, sia per la grave crisi economica e sociale che crea molti problemi tra i nostri cittadini. E questo, ovviamente, questi richiami, non retorici, ma come assolutamente richiesta di impegno ai governi, alle forze politiche e a noi stessi tutti, perché sui temi della pace, del disarmo, della ricostruzione anche dei paesi, del tessuto sociale del paese, ci sia un impegno comune. Questo è il modo migliore, penso, per ricordare i resistenti, per ricordare il significato della liberazione.